Ringraziamo Dio di questa nuova riunione perché ci concede ancora quest'ora, questo giorno. Il nostro Dio, io che ringraziamo, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, sia benedetto Abramo affinché vengano anche su di noi le benedizioni che sono di Abramo e preghiamo per la pace su Gerusalemme. Queste sono le cose che Gesù ci ha insegnato e che noi dobbiamo rispettare. Cominciamo oggi un paio di incontri, penso, sulla preghiera. Allora, abbiamo visto già molte cose. Abbiamo visto che cos'è la salvezza, da che cosa dobbiamo essere salvati. Abbiamo visto l'opera di Cristo, in parte. Non abbiamo visto la passione, ma abbiamo considerato l'incontro con Caifa, l'incontro con Pilato. E ora dobbiamo in qualche modo cogliere qualche frutto, cioè come avvicinarci a Dio, come pregare per ottenere ciò che Lui ci ha già dato, non ci ha soltanto promesso, perché Lui in Cristo ci ha dato già tutto, ma noi non lo sappiamo. Quindi dobbiamo imparare a impossessarci di ciò che Lui ci ha dato. E dobbiamo imparare a pregare. Pregare vuol dire parlare, nient'altro. Ci sono tanti tipi di preghiera. Noi dobbiamo cominciare dalla prima, dalla più semplice. Pregare come nel senso di chiedere. Perché i figli con i genitori cominciano a parlare chiedendo. Anche noi dobbiamo imparare a chiedere come chiedere. Adesso leggerò il testo, non allarmatevi per la traduzione, l'ho tradotto io ed è letterale, quindi accettatelo, così poi se avete delle domande, qualcosa che non vi convince, ne parliamo. E quando pregate non sarete come i simulatori, sono ipocriti, perché si compiacciono di pregare nelle adunanze, e agli angoli delle piazze fermi in piedi, affinché appaiano gli uomini. Per davvero, vi dico, conseguono la loro ricompensa. Ora, tu quando preghi, entra nella tua stanza delle provviste e chiusa la tua porta prega il Padre tuo, quello nel segreto, e il Padre tuo, che guarda nel segreto, ti restituirà. Ora, pregando, non ripetete sempre le stesse cose come le genti. Essi credono infatti che saranno ascoltati per la loro abbondanza di parole. Non siate dunque simili a loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che voi gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, si compia il tuo desiderio, come in cielo, così sulla terra. Donaci oggi il nostro pane della giornata e prosciogliici dalle nostre obbligazioni, come anche noi abbiamo prosciolto i nostri obbligati, e non condurci fino alla prova, ma liberaci dal maligno. Se infatti prosciogliete gli uomini dalla loro iniquità, il Padre vostro, il Celeste, proscioglierà anche voi. Ora, se non prosciogliete gli uomini, neppure il Padre vostro proscioglierà le vostre iniquità. Allora, Gesù ha aspettato a dire queste parole, non l'abbiamo letto tutto, però ha aspettato che gli apostoli gli ponessero una domanda, cioè anzi, gli facessero una richiesta: Signore, insegnaci a pregare. Vi ricordate questa frase? Signore, insegnaci a pregare. Pensate, Gesù non ha mai insegnato a pregare. Giovanni Battista sì, ma lui no, perché lui aspettava che negli apostoli, nei discepoli, maturasse il desiderio di pregare. Se qualcosa non matura, se non è arrivato il tempo, è inutile dare delle cose che sono preziose. È inutile evangelizzare chi non è pronto ad ascoltare
e le aspettiamo sempre che gli altri ci chiedano. Perché dare le cose prima che si crei negli altri il bisogno, il desiderio, poi non avranno mai la gratitudine. Non è che noi vogliamo che gli altri ci dicano grazie, no, ma è, come dire, è necessario che gli altri sentano, maturino dentro loro stessi il sentimento della gratitudine, perché è bello essere grati, pensare soltanto alla vita. Molti se la ritrovano e non dicono mai a chi devo dire grazie, oppure grazie Signore per la vita. No, è un diritto. Vivo, è un mio diritto, diritto di nascita. E non arrivano a vivere col senso della gratitudine. E questo è molto importante. Perché chi non ha il senso della gratitudine vive come se tutti gli altri gli dovessero chissà che cosa. Sempre, tutto, subito. Tutto mi appartiene, tutto è mio. Sono gli altri che mi devono delle cose. E noi restiamo bambini. Così anche con Dio. Dio aspetta che noi sorga il desiderio di lui, o il desiderio semplicemente di imparare a pregare. Dio è molto paziente. Quindi Gesù ha aspettato, e il discepolo dice sul Signore, insegnaci a pregare. Hanno capito che loro non sapevano pregare. Neanche noi sappiamo pregare. Questo perché lo dice la Bibbia, non perché lo dico io. L'Apostolo Paolo che lo scrive nei Romani, forse lo citeremo prima o poi. Adesso sentono questo bisogno e Gesù risponde. Ma come sono arrivati a questa sete, questo bisogno di pregare? È perché Gesù ha dato l'esempio. Loro l'hanno udito mentre Gesù cantava i salmi sono delle preghiere. Lo hanno udito ringraziare Dio prima dei pasti, dopo i pasti, per ogni cosa, quando spezzava il pane. Lo hanno visto appartarsi per stare solo con il Padre di notte. Gesù passava la notte intera a pregare. Pensate, Gesù non mi ha detto venite a pregare con me. Lo dirà una sola volta, alla fine, nel Getsemani. E cosa faranno gli apostoli? No. Sono simpatici, perché io mi ci ritrovo in pieno, ecco. E infatti è scritto, congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli si sentì da solo. Quindi siamo in Matteo. I discepoli vogliono imparare le parole per andare alla presenza di Dio. E Gesù gliele suggerisce queste parole. Le parole della preghiera. Però è questa preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli, è racchiusa l'intera vita di Gesù. E adesso la vediamo questa intera vita. Intanto, Padre nostro, e questa è la preghiera di chi è figlio. Soltanto un figlio può chiamare Dio col nome di Padre. È l'unico che possa dire Padre. Che possa anche predicare il regno del Padre. Gesù è venuto per predicare il regno del Padre. Infatti tutta la sua missione è questa. Il regno di Dio è vicino. Poi Gesù è colui che ha fatto tutta la volontà del Padre. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Gesù è l'unico uomo che abbia fatto la volontà del Padre, troviamo in Ebrei 10, versetto 7. Inoltre, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gesù è il pane disceso dal cielo. E lo troviamo in Giovanni 6, 41. Gesù è l'unico che abbia perdonato. Perdona noi i nostri peccati come noi li abbiamo perdonati. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vedete come tutta la vita di Gesù è racchiusa in poche parole. Non indurci nella tentazione, entrare nella prova. Gesù è entrato nella prova, Getsemani. Padre, se questa è la tua volontà, l'accetto. Se è possibile allontanare da me, ma lui è entrato nella prova.
e infine di essere liberati dal male. Liberaci dal male. Ecco, Gesù è morto ed è stato liberato dal peccato, una volta per sempre. Qui la spiegazione la troviamo in Paolo, nella lettera ai Romani. Colui che è morto non è più soggetto al peccato, per sempre. Come vedete, quando noi diciamo il Padre nostro, noi riassumiamo l'intera vita di Gesù. Vedete che ci siamo? Ci siamo? Io devo guardare, non mi vedo in faccia, quindi perdo la restituzione. Quindi non è soltanto una preghiera, è la preghiera. Quando noi diciamo il Padre nostro, noi facciamo al Padre un'offerta sacrificale. Mediante questa preghiera noi ricordiamo a Dio Padre quello che il Figlio ha compiuto per noi. Se noi siamo in Cristo, allora questa preghiera è accolta. Perdona noi, perché noi abbiamo perdonato in Cristo. Sia fatta la volontà, noi l'abbiamo fatta in Cristo. È una preghiera che possiamo fare soltanto se siamo in Cristo. E siamo in Cristo se abbiamo lo Spirito Santo. Questo ormai è scontato. Infatti noi in Cristo siamo figli per adozione. Efesini 1.5. Leggiamo qualcuno di questi passi. Io vorrei andare veloce. Quindi vi dico soltanto i passi, però sarebbe bello poterli leggere tutti, uno a uno. Avendoci predestinati a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà. L'ha voluto lui, non noi. E noi siamo stati adottati per mezzo di Gesù Cristo. Questa è parola di Dio. Questa parola non può mentire, perché se mente è vuol dire che Dio mente, e se abbiamo un Dio che mente, non è Dio. Quindi noi siamo figli per adozione. Noi siamo tutti fratelli, noi cristiani, e basta. Anche se il Papa chiama i musulmani fratelli, non sono nostri fratelli. È chiaro questo? Siamo tutti creatori di Dio, ma solo che in Cristo è figlio di Dio e noi siamo fratelli. Ah, mi prendo tutte le responsabilità di quello che dico, il movimento dell'Immacolata è innocente, ecco, non c'entra niente. Perché prima o poi credo che qualcosa vi succederà se vi fate venire ancora. Quindi noi possiamo dire Padre, se siamo diventati figli. Inoltre, perché questa preghiera salga a Dio, la preghiera del Padre nostro, bisogna, come ho detto prima, che lo Spirito di Dio dimori in noi. E sapete perché? Ce lo dice Galati 4,6. Galati 4,6. E perché siete figlioli, Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre. Noi non possiamo dire Padre nostro se non abbiamo lo spirito dentro di noi che grida Abba, Padre. Anzi, Abba non vuol dire padre. Padre è Av. Quando si raddoppia questa V diventa V, Abba, che vuol dire papà, non padre, papà o babbo. Ditemi che sono stato chiaro? Sì. Ecco l'intimità, la confidenza che dobbiamo avere con Dio. Quindi Gesù ci ha comunicato le parole che dobbiamo dire e poi c'è lo Spirito che deve ispirare le emozioni, i sentimenti che queste parole contengono, perché le parole non sono neutre. Ogni parola è un sentimento, non è soltanto un suono. Ogni parola veicola un sentimento. Quando voi dite a vostro marito, a vostra moglie, io ti amo, non è soltanto un concetto,
È un'emozione che volete trasmettergli, a meno che non gli diciamo sì, ti amo. Ho reso l'idea? Bene. La preghiera è sempre una risposta a Dio. Sembra che sia una richiesta, ma in realtà è una risposta. Come ho detto prima, pregare vuol dire parlare. E per parlare al Padre dobbiamo parlare come figli. Noi troviamo, inoltre, tutte le parole del Padre nostro compiute sulla croce. Ecco un'altra particolarità. Sulla croce la preghiera del Padre nostro è stata esaudita ed è diventata la preghiera di tutti gli uomini. Però dalla croce questa preghiera è stata vissuta e vissuta in modo, diciamo così, opposto a come Gesù l'ha riferita, l'ha detta, ce l'ha insegnata. Quindi dobbiamo partire dall'ultimo passo e poi risalire fino al Padre nostro che è nei cieli. E l'ultima parola è liberaci dal male. Ecco, allora voi pensate a questa parola, liberaci dal male. E qui troviamo intorno alla croce tutto il male del mondo. È raccolto lì, sono tutti lì. Tutto il male del mondo è intorno a questa croce. Liberaci dal male. Poi quella prima è non indurci in tentazione, vado a rovescio, Non è una preghiera satanica. Non indurci in tentazione. Lì c'è la tentazione, l'ultima tentazione che Gesù ha subito, perché c'erano i capi del popolo, e non soltanto loro, i farisei, gli scribi, che tentano Gesù, il figlio di Dio, a scendere dalla croce. Scendi dalla croce e noi crederemo in te. Ecco, non indurci in tentazione. Poi abbiamo, e qui ho segnato molti versi, però li salto, poi se avremo tempo, modo, dobbiamo avere a che fare con questa strumentazione, di parlare con calma, seduto intorno al tavolo, eccetera, eccetera, potremo approfondire tutti questi aspetti perché sono belli, sono ricchi, ci danno tante cose, insomma ci insegnano tantissimo. La prova è necessaria, è necessaria, già come dice Beato, che supera la prova della nostra fede, anche con Pietro abbiamo la prova della fede, anche nell'Apocalisse, perché vedete, Dio crea e prova tutto quello che crea. Se voi leggete Genesi 1:1, troverete che Dio ha creato il primo giorno e Dio vide che era buono. Termina ogni creazione con Dio vide che era buono e poi creò la terra, Dio vide che era buono e fu un giorno, e fu un secondo giorno, e fu un terzo giorno. Ogni giorno Dio mette alla prova ciò che ha creato e vide che era buono, poi vide e la prova. E alla fine e Dio osservò tutta la sua creazione e vide che era cosa buona. Ecco, ha provato tutto. Poi prova Adamo ed Eva, sappiamo come che fine hanno fatto. Gesù ha messo alla prova, e attraverso Gesù è Dio stesso che si mette alla prova, e Dio è messo alla prova continuamente, costantemente. Ecco, facciamo l'uomo a nostra immagine e lo farà. Nonostante tutto quello che succede, la prova che stia sottoposto è che lui farà l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ho reso l'idea? Tutti insieme saremo l'uomo. Poi abbiamo rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se noi alziamo gli occhi sulla croce, sentiamo Gesù che dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Rimetti a noi i nostri debiti come noi. Gesù ha rimesso i peccati dei suoi debitori. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, sentiamo Gesù che dice, non dice ho fame, sì, ma ho l'equivalente del mangiare, ho sete, è l'equivalente della fame. Però qui non era la sete dell'acqua, di quell'acqua che viene dalla terra, qui è la sete della pioggia, cioè dell'acqua che scende dal cielo, quella che irrora la terra e la disseta,
se il seme non muore, non porta frutto, e ha bisogno dell'acqua, ecco la benedizione. Infatti nel Salmo 72, versetto 6, c'è scritto che scenderà come pioggia sul prato e il giusto fiorirà. Non mi soffermo oltre su questo, perché ci sarebbe anche qui tanto da dire. Poi sia fatta la tua volontà, ancora sempre sulla croce, noi sperimentiamo l'abbandono di Gesù alla volontà di Dio. Gesù è totalmente abbandonato alla volontà di Dio, completamente. Venga il tuo regno, ecco, il regno viene nei nostri cuori con il compimento dell'opera di Gesù sulla croce. Senza quest'opera non può venire il regno di Dio dentro di noi. Voi sapete cosa è successo quando Dio morì? No, che la cortina del Tempio si è squarciata. Cosa significa questo? Prima c'era questa bella cortina che divideva il luogo santo dal luogo santissimo. Nel luogo santissimo c'è l'arca dell'alleanza, dove in quest'arca troviamo le tavole di Mosè, troviamo un omer di manna, il pane, pane della vita, e troviamo anche la verga di Aaron, che è la fioretta, è la risurrezione, è Cristo che risorge dalla croce. Troviamo queste cose qui. In questo luogo santissimo nessuno poteva entrare, soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno, con il sangue dell'agnello. Il sommo sacerdote aveva queste vesti lunghe, sacerdotali, e in fondo aveva dei campanellini a forma di melograno, ma anche qui la simbologia del melograno si porterebbe via troppo tempo. E il sommo sacerdote entrava e il popolo udiva da fuori questo tintinnare. Poi c'era un momento di silenzio, perché il sommo sacerdote alla presenza di Dio, se non andava col sangue dell'agnello e nel modo in cui era descritto, poteva morire, perché alla presenza di Dio si poteva morire. E quindi tutto il popolo che tirava si tratteneva il respiro. E poi, perché se il sommo sacerdote moriva, un po' come il miracolo di San Gesù, scusate se faccio questo, Dio ha accolto o non ha accolto l'offerta del sacrificio? Se Dio l'ha accolto, allora il popolo è liberato dai suoi peccati. Ma se Dio non l'ha accolto il sacrificio, come facciamo a sapere se Dio non l'ha accolto? Se non si sente più il tintinnio dei campanelli, vuol dire che il sommo sacerdote è morto e che Dio non ha accolto il suo sacrificio. Così quando sentivano nuovamente questo tintinnare di campanelli, il popolo tirava un sospiro di sollievo. Dio aveva accettato il sacrificio. Venga il tuo regno allora. Poi ricordate che Dio mise l'Eden due cherubini per impedire l'ingresso dell'uomo nuovamente nel giardino, affinché non allungasse la mano all'albero del frutto della vita, ne mangiasse il frutto e non vivesse in una condizione di peccato per l'eternità. Ricordate questo? Ecco, ora invece gli angeli non ci sono più, sono stati tolti. Questi angeli erano raffigurati sulla cortina del Tempio. C'erano due angeli che in qualche modo idealmente vietavano l'ingresso al popolo. Noi possiamo entrare, possiamo avvicinarci all'albero della vita e possiamo mangiarne il frutto. L'albero della vita è la croce e il frutto è Cristo. E noi lo mangiamo ringraziando Dio tutti i giorni volendo. Ci andiamo a messa, c'è il prete che ce lo dà. Noi possiamo mangiare tutti i giorni. Però dobbiamo capirle queste cose, altrimenti noi disprezziamo queste cose. E il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. Quindi si squarcia il velo, si aprono le porte dell'Eden. E noi possiamo in qualche modo ricevere dentro di noi il governo di Dio nelle nostre vite. Perché la parola regno vuol dire governo, è il governo di Dio. Senza questo noi non possiamo accettare il governo di Dio. E chi di noi può? La legge di Dio è pesante. Dio sembra che ci vieti tutto. In realtà Dio non ci vieta nulla. Ma quando avremo il governo di Dio, quelle cose che Lui ci vieta non le desidereremo più.
genitore che dice al bambino non fare questo, non fare quello, non fare... Il bambino si sente intrappolato, dice non vedo l'ora di crescere, poter fare tutto quello che voglio. Per me era così. Poi sono cresciuto e quelle cose non desidero più. La stessa cosa è con Dio. Non dovete temere a dire adesso devo sforzarmi, non fare più questo, non fare... No, così non si arriva mai a Dio. E Dio, il nostro Dio, è un Dio del sì, dell'anima. Non si tratta quindi di non fare, si tratta di non desiderare più. Perché noi viviamo in libertà. Il mondo vuol vivere la sua libertà di fare tutto quello che vuole. E lo fa. Dio mica lo proibisce. Volete farlo? La strada larga? Datevi. Invece quelli che appartengono a Dio sono liberi dal fare, cioè gli uni sono liberi di fumare, noi siamo liberi dal fumo, gli altri sono liberi di drogarsi, noi siamo liberi dalla droga. Sono due libertà molto diverse. Se uno pensa che deve fare qualche sacrificio, non ha capito niente di Dio, né della sua grazia, né del cammino cristiano. Pensate a tanti cristiani tristi. E invece l'apostolo Paolo, in Galati, cioè, in Filippesi, gioite, ed ancora vi dico, gioite. Se noi non gioiamo, vuol dire che non abbiamo capito nulla della grazia, di che cos'è. Devo andare avanti. Venga il tuo regno, ma prima di venga il tuo regno, cosa c'è? Padre nostro, che sei in cielo. Ecco, dobbiamo arrivare a dire, Padre nostro, che sei in cielo. Però per arrivare a questa confidenza, intimità, chiamare Dio Padre, noi dobbiamo fare tre esperienze. Tre esperienze. Che le facciamo senza che ci rendiamo conto? Perché non siamo noi che dobbiamo metterci lì col compitino di adesso fare queste esperienze. No, vengono queste esperienze. Perché è lo Spirito di Dio che opera dentro di noi e ci fa fare queste esperienze. La prima esperienza che il discepolo deve fare, perché qui riguarda i discepoli, se uno dice no, io non voglio essere discepolato, mi basta la salvezza, dire Signore salvami, e uno si prende la salvezza, se la mette in tasca e se la tiene, farà una vita da cristiano carnale, perché ci sono i cristiani carnali, Paolo ne parla, pieni di problemi, di invidie, di gelosie, sono cristiani piccolini, sono stati salvati, però restano piccoli. Ma se noi vogliamo diventare discepoli, Gesù ha detto chi vuole essere il mio discepolo e ha messo delle condizioni. Spero che vi ricordiate, così non fate confusione tra cos'è la salvezza che Dio ci ha procurato ed è per fede, gratis, e poi c'è il cammino cristiano. Chi lo vuol fare è vero. C'è l'obbedienza. Allora c'è la prima esperienza che il discepolo fa, ed è la tentazione di fare la volontà di Dio. Ecco, una grossa tentazione. Signore, io voglio fare la tua volontà. E questa è una brutta cosa che noi possiamo dire. Che nessuno di noi ha in mente di fare la volontà di Dio. Perché questa è una tentazione molto, molto grande. Noi dobbiamo comprendere la grandezza di Dio. Dio è grande, non perché illumina il cielo di notte e lo riempie di stelle. Il nostro Dio è un Dio impensabile, inimmaginabile e incomprensibile. È scritto nella Bibbia. Adesso credetemi per fede, senza che io tanto tempo di andare a cercare una parola. Vabbè, basta il secondo comandamento per capire che è inimmaginabile. Noi non possiamo farci nessuna immagine di Dio. Quando Dio si rivela, tutto il resto scompare. Scompaiono soprattutto le nostre piccole immagini che abbiamo di Dio. Dio vuole, no, sono io che voglio e lo attribuisco a Dio. Io faccio la volontà di Dio, non sto facendo la mia volontà attribuendola a Dio. Sta scritto e io faccio il fariseo, la lettera uccide, lo spirito vivifica.
Sto spiegandomi. Ecco. Vedete, sovente si tacciano i cristiani di essere, i cattolici soprattutto, di essere idolatri, perché hanno le statue. In realtà Dio dice: non farti immagine alcuna di Dio, nessuna immagine di Dio. In realtà quelli che ce l'hanno con l'idolatria, soprattutto dei cattolici, per via delle statue, immagini, eccetera, poi non si rendono conto di portare in giro la loro immagine. Si fanno fotografie ovunque, se le mettono dappertutto, fotografie delle mogli, dei mariti, dei figli, dappertutto, fanno gli altarini con le immagini dei figli. Non arrivano ad accendere il lumino, ma è quello. L'idolatria è questa, adorare un'immagine. E quando uno si adora più di Dio, è un'idolatria. Spero di essere spiegato. Noi adoriamo noi stessi, il vestito più bello, dobbiamo far vedere la nostra casa, dobbiamo essere più degli altri, nella carriera, in tante forme. Noi adoriamo noi stessi, adoriamo un'immagine, la nostra immagine. Per cui molti pensano di essere a posto perché non hanno la statua di qualche santo. Ecco, sono a posto. E non si rendono conto di essere degli idolatri. E poi non è soltanto questa idolatria, anche la malizia è una forma di idolatria. Ci sono tante forme di idolatria. Allora, noi di Dio non possiamo avere un'immagine, perché noi viviamo in un corpo mortale, abbiamo una mente limitata. Di Dio possiamo avvertire soltanto, come dire, ciò che Lui non è. Ecco, possiamo sapere ciò che Lui non è. Pensate soltanto alla luce e all'ombra. Noi sappiamo che esiste la luce perché c'è l'ombra, ma non possiamo pensare che l'ombra sia la luce. Quindi quello che noi pensiamo è come l'equivalente dell'ombra, ma la luce non possiamo guardarla né comprenderla. La comprendiamo attraverso l'ombra, ma l'ombra non è la luce. Tutto ciò che noi sappiamo di Dio è l'ombra di Dio, ma non è Dio. So che è un po' difficile anche per me, perché mi sto ingarbugliando con la verità. Quindi noi dobbiamo perdere il senso del nostro Dio, di quel Dio ridotto alla nostra immagine, alla nostra altezza. Questo è un peccato gravissimo. E proprio questo peccato ci fa diventare settari. Io ho la verità, io so cosa Dio vuole, io sono migliore di te perché io seguo la giusta dottrina, io vado nella giusta chiesa. Abbiamo ridotto Dio all'interno di una dottrina, di un credo, di una chiesa, di qualcosa. Ma Dio è al di là di tutto. Al di là di tutto. Quando noi perdiamo il nostro Dio, perdiamo questa supponenza di fare la volontà di Dio, perché non lo comprendiamo più. E allora scopriamo di essere servi inutili. Luca 17,10: voi siete servi inutili. Ecco, una bella rivelazione. Signore, io sono il tuo servo, io sono il tuo strumento, serviti di me, io andrò, io farò. E invece non ci rendiamo conto di essere servi inutili. Noi siamo anche incapaci di pregare, Romani 8,27. E scopriamo anche di essere completamente impotenti. Gesù dice in Giovanni 15, 5, senza di me non potete fare nulla. Sono tutte parole che troviamo nella nostra Bibbia. Senza di me non potete fare nulla. Quindi finora noi abbiamo pregato un Dio sconosciuto, di cui non sapevamo nulla. Tuttavia la preghiera per essere efficace ha bisogno di fede. Fede in chi? Fede in quel Dio sconosciuto di cui ha parlato Paolo quando è andato ad Atene e ha visto una, senza nessuna statua, al Dio sconosciuto. E lui è andato a predicare questo Dio sconosciuto all'Areopago. La fede, la nostra fede,
deve essere purificata. Ecco la prova della vostra fede. Deve essere purificata. Di che cosa? Noi non camminiamo per visione, dice l'Apostolo, o per sogni. Camminiamo per fede. Quindi la nostra fede deve essere purificata da ogni visione. Deve essere purificata da ogni nostra cognizione, dei nostri pensieri, delle nostre credenze. Deve essere purificata dalle nostre emozioni. Completamente. Emozioni, cognizioni di un Dio pensato a nostra immagine. Vi leggo qualche passo di Giovanni. Siamo a Giovanni 14, perché se voi vi appropriate di queste cose, beh, la vostra vita fiorirà. Io ne sono convinto. 14:1. Qui è Gesù che parla. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Sempre stesso capitolo, versetto 13. E quel che chiederete nel mio nome, io farò, lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figlio. Quello che chiederete nel mio nome. Quindi impariamo a chiedere nel nome di qualcuno. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. È una ripetizione, versetto 14. Versetto 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Quali? È quello che ci ha appena detto. Chiedete nel mio nome, è un comandamento. Se noi amiamo Gesù, chiederemo al Padre nel suo nome. Quindi d'ora in avanti, rivolgetevi al Padre direttamente, nel nome di Gesù. È un comandamento di Gesù. Se mi amate, farete così. Se non mi amate, vi rivolgerete a qualcun altro. Ditemi, ci siamo spiegati? Ci ho capito. Io pregherò il Padre, lui stesso pregherà il Padre, ed egli vi darà, qui si è tradotto sempre un altro consolatore, in realtà è più che un consolatore, è un difensore, un intercessore, un consigliere, pentaparacaleo, colui che ci chiama a sé. Questo è lo spirito, non è uno che ci consola, poverino, no, paracleto è paracaleo, colui che ci chiama presso di sé. Venite a me, e questo è lo Spirito Santo. E diciamo ancora, perché qui il termine consolatore è stato poi preso dai musulmani, in senso di consolatore, Amad Mohammed vuol dire consolatore, ha detto ecco, consolatore è promesso e lui no. Dobbiamo fare i conti anche con queste cose, purtroppo. Lo Spirito Santo è sceso il giorno di Pentecoste, non 600 anni dopo, questo è chiaro. Perché stia con voi in perpetuo. Lo Spirito Santo non muore, sta sempre con noi. Poi vediamo ancora capitolo 16, versetti 23-24. E in quel giorno non rivolgerete a me alcuna domanda. In verità, quando Gesù ripete due volte in verità, sapete che ormai cosa vuol dire. Dire che lui non può chiedere la testimonianza a un altro, Dio non può, perché non c'è un altro Dio, Dio è uno, per cui lui ripete due volte. Io vi dico che quel che chiederete al Padre, egli ve lo darà nel mio nome. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel nome mio, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Dico, più chiaro di così, noi dobbiamo diventare figli, avere confidenza con Dio, dobbiamo conoscere questo Padre, dobbiamo sviluppare intimità con Dio. C'è un cammino da fare. Allora, ho detto che la preghiera ha bisogno di fede. La fede deve essere purificata dalle nostre emozioni, dalla nostra visione, perché la vera fede non poggia su quello che noi crediamo, non poggia sulle nostre idee di Dio, o di altre cose, non poggia neanche su quello che noi possiamo sperimentare, poggia la nostra fede sulla parola di Dio. Sta scritto
Signore, qui sta scritto, io ho chiesto, perché non me l'hai dato? Lo pretendo, tu l'hai promesso, i figli pretendono dai genitori, l'hai promesso, adesso me lo dai. Questo è il rapporto che all'inizio si sviluppa. Quindi la prima esperienza è quella di arrivare a comprendere, se riusciamo con me, la grandezza di Dio, di colui che porterà a compimento l'opera che ha iniziato in noi, Filippesi 1,16. Quindi la parola, la preghiera è compiuta quando noi diciamo sia fatta la tua volontà, sapendo che Dio farà di noi, come dire, ci darà tutte le cose di cui noi abbiamo bisogno. Nella volontà di Dio sono comprese tutti i nostri bisogni, tutte le nostre necessità. Lui conosce le nostre ansie, i nostri problemi, le nostre angosce. Perché la nostra fede non è la nostra, noi dobbiamo perdere la nostra fede e dobbiamo acquisire la fede di Dio. Cioè, Signore, io ho fede, nella tua fede, che porterai a compimento l'opera che hai iniziato in me. Devo ripetere? Scusate se mi tratto come studente, ormai non mi salvo più per questo atteggiamento. Dio mi ha fatto una promessa, a fede che mi salverà. Signore, io ho fede nella tua fede che mi salverai. Mi affido a te. Questa è la nostra fede, è la fede di Gesù. Non è la mia fede che mi salva, è la fede di Gesù che ci salva. Non è la nostra fede. Nell'originale c'è sempre scritto la fede di Gesù, però noi poi traduciamo fede in Gesù. Dovremmo andare a vedere tutti quei passi. Abramo ha avuto fede, quando era già vecchio, ha avuto fede nella fede di Dio che avrebbe avuto un figlio, di ciò che avrebbe fatto. Ha avuto fede in Dio, nella fede di Dio. Ecco, lui è il padre della fede. E noi diventiamo figli di Abramo in questo senso. Quindi chi accetta, come Gesù ha accettato nel Getsemani, che la volontà di Dio si compia in noi, non prega neanche più. Diventa di stesso una preghiera vivente. Si abbandona a Dio. Sia fatta la tua volontà. Sia fatta la tua volontà. Perché una volontà santa è una volontà che noi possiamo accettare. È una volontà che santifica. Per cui, Signore, io voglio fare la tua volontà, non ditelo, è una presunzione. Signore, sia fatta la tua volontà. Così ci ha insegnato Gesù. Poi devo fare una seconda esperienza. Mancano 10 minuti alle 7. Riusciamo forse a fare la seconda esperienza. È la tentazione di sentirsi santi. Anche questa è una grossa tentazione. Il discepolo, dopo che ha ricevuto qualcosa dal Signore, si sente subito santo. E comincia, come dice il profeta Isaia, fatti più in là, io sono più santo di te. E abbiamo tante tentazioni in questo senso. Chi si sente santo poi comincia a dire agli altri come devono fare, come devono sentire, cosa devono fare soprattutto, e si arriva alla disobbedienza, si arriva poi alla separazione. Gli scismi sono nati così, le divisioni nella Chiesa sono nate così. Anziché sottomettersi e diventare un San Francesco, che ha portato tanto frutto, ah no, noi abbiamo la verità, noi siamo i più santi, noi abbiamo capito Dio meglio degli altri, dobbiamo uscire. Ecco tutte le divisioni, tutti i mali, diventiamo santi. Ricordatevi che noi diventiamo santi nella misura in cui diventiamo umili
È una persona umile proprio. Allora, per evitare questa tentazione, la seconda esperienza che dobbiamo fare è quella della nostra condizione, che è una condizione di perdizione. All'inizio dei nostri incontri l'abbiamo vista, la perdizione, perché se noi non realizziamo di essere perduti, senza speranza, diventa difficile superare questa prova. Bisogna che lo Spirito Santo, e soltanto lo Spirito Santo, può convincerci di peccato. Nessun altro uomo, né noi. Noi ci sentiamo sempre a posto, sempre santi. In fondo, che male ho fatto? Non abbiamo il senso del peccato fino a quando non abbiamo il senso di Dio. Noi tendiamo sempre a giustificarci. Possiamo dire che niente è più infido del cuore dell'uomo, lo dice Geremia, e che nessuno di noi può conoscerlo, ma Dio, attraverso lo Spirito Santo, può mettere, come dire, può aiutarci a conoscere il nostro cuore, che è insanabilmente maligno, malvagio. Vedete, noi abbiamo i nostri ragionamenti, le nostre fortezze di ragionamenti. Nessuno riesce a smontare i nostri ragionamenti. Noi abbiamo sempre ragione. Pensate al matrimonio, marito e moglie che litigano. Ognuno ha le sue ragioni. 2 Corinzi 10:4. Perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si innalza contro la conoscenza di Dio. Questa è l'opera che fa lo Spirito Santo, distrugge le fortezze dei nostri pensieri, dei nostri ragionamenti. Ed è un lavoro tutt'altro che semplice, a volte dura tutta la vita. Vedete, un albero, voi potete prenderlo, tagliarlo, piallarlo, sfrondarlo, mica è morto. Se voi lo rimettete nel terreno, poi lo rimette radici. Così è l'uomo, la nostra superbia. L'uomo è sempre l'uomo. E ci sentiamo sempre migliori di qualcuno. Bisogna che questo uomo vecchio muoia e deve passare attraverso il fuoco. Perché un albero muore soltanto se è bruciato. E questo è il fuoco dello Spirito Santo, che deve bruciare noi tutto quello che non va, però è un cammino molto, molto doloroso. Perché Dio vuole darci la santità. Per essere santi bisogna essere consapevoli di che in noi non abita alcun bene. Lo dice l'Apostolo Paolo, in me non abita alcun bene. Io devo essere consapevole che in me non abita alcun bene. Molte volte noi ci sentiamo particolarmente benedetti da Dio e diventiamo un ostacolo per i nostri fratelli, perché cominciamo anche a giudicare. E il giudizio è negativo al massimo. Ecco, Dio mi dà la ricchezza, mi dà benessere, abbiamo tutti la salute, siamo benedetti da Dio, invece tu hai dei problemi, problemi finanziari, problemi in famiglia, problemi di vario tipo, problemi di peccato, quindi io sono benedetto e tu non sei benedetto, e se Dio non ti dà delle cose è perché non te lo meriti, evidentemente c'è il peccato da qualche parte. Io ricordo sempre una vecchietta che era stata ricoverata in ospedale, allora era un'emergenza.
amica, lei ha fatto chiamare la sua chiesa perché pregassero per lei, che è ammalata. Arriva questo pastore con tutta la sua banda, appena entra nella stanza, lì ci sono altri ospiti, non era da sola questa vecchietta. Sorella, che peccato hai fatto per essere in queste condizioni? Questi santi fanno molto, molto, molto male. Fanno molto male. E come dobbiamo perdere tutto questo? Per perdere questo dobbiamo convincerci di peccato. Che in noi non abita alcun bene. Romani 7, 18. E della grazia di Dio arriva proprio quando noi realizziamo di non avere forze. Neanche di meritarcelo. Perché è la grazia di Dio che, possiamo dire, apre le porte del carcere, scioglie le catene dei nostri piedi, fa crollare le mura per il genere. La grazia di Dio è per chi si sente perduto, non per chi si sente a posto. I farisei e gli scribi e i sacerdoti si sentivano a posto e la grazia non poteva raggiungere a loro. Mentre le prostitute, i pubblicani, i peccatori, lì la grazia poteva manifestarsi. L'Apostolo Paolo scrive: in me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. In Romani 7, 19. Questa è la nostra condizione. Per cui se cadiamo, se ci sentiamo miseri, tutto quello che volete, cominciate a sperare. Ma se vi sentite a posto con Dio, cominciate a disperare. Questo deve essere una cosa sempre presente ai nostri occhi. Per questo avremo grandi sorprese un giorno dell'aldilà, ma grandissime sorprese. Perché vedete, non è facile accogliere questa spaventosa verità su noi stessi, che noi siamo peccatori. E peccatore non vuol dire aver fatto chissà quali peccati, no. Peccatore vuol dire che siamo in una dimensione di peccato. Tu mi hai concepito, cioè, io sono stato concepito nell'iniquità. Non vuol dire che mio padre e mia madre hanno fatto sesso, no, non vuol dire quello. Io sono nato nella dimensione del peccato. La dimensione dell'iniquità. Io sono nell'iniquità come il pesce nell'acqua. Qualcuno deve proprio tirarmi fuori, ecco, pescatore d'uomo, cosa vuol dire? Tirarci fuori. E questa non è facile, insomma, scoprire di non essere come noi pensiamo, abbiamo sempre pensato di essere. Noi tentiamo di minimizzare gli errori, li giustifichiamo continuamente. E poi ce ne sbarazziamo dei nostri errori attribuendoli agli altri. E la proiezione, visto che c'è il mio collega, non so chiamarti collega, vero? Pensiamo anche a questo. E la proiezione, attribuiamo agli altri. Ora Dio ci mette alla prova. Molte volte quando uno si sente santo, Dio, per salvarlo, è costretto ad abbandonarlo a ogni sorta di peccato, affinché, ho reso l'idea, non è che dobbiamo metterci a peccare, non sto dicendo questo, ecco, non sto dicendo questo. E fino a quando lo Spirito Santo non dice, ecco cosa tu sei, tu hai bisogno della grazia di Dio, hai bisogno della misericordia. Certo, noi dobbiamo pregare la misericordia di Dio, ma perché si rivela quando noi siamo convinti di peccato. Dire vado a peccare, tanto c'è la misericordia di Dio, non funziona, non funziona. Quindi soltanto quando tutto sembra perduto, ecco che spunta, come dice Giacomo, una sorta di aurora boreale. C'è la misericordia di Dio che si innalza, dice Giacomo, maestosamente sul giudizio. Ecco, maestosamente sul giudizio.
Perché non si tratta di quanto uno ha peccato. Il problema non è questo, per realizzare cos'è il peccato. Invece io ho rubato 10 miliardi e l'altro mi ha rubato un euro. Quindi, chi ha rubato 10 miliardi di euro bisogna che sia condannato. No, non è così che dobbiamo ragionare. Chi ha rubato un euro ha la stessa colpa di chi ha rubato 10 miliardi di euro. Se nel rubare quell'euro ha sentito il gusto della verità. Chi ruba 10 miliardi di euro ruba Dio, chi ruba un euro ruba Dio. La gravità del peccato non è quanto abbiamo rubato, è che noi derubiamo Dio. Se abbiamo consapevolezza chi è Dio, anche un centesimo rubato a Dio è grave come se ne avessimo rubato non so quanti miliardi. E a chi, contro chi noi pecchiamo che è grave, non è quanto rubiamo. Ditemi che mi avete capito? Ecco perché è grave, qualunque peccato. Perché è fatto contro Dio. Se abbiamo capito la sua grandezza, allora possiamo renderci conto del nostro peccato. Allora Paolo dice, io sono il primo dei peccatori. Noi dobbiamo dire, io sono il secondo. Sarebbe troppo orgoglioso dire, io sono il primo, poi l'ha già detto lui. Eppure Paolo era Paolo e si sentiva il primo dei peccatori. Pensate. Allora noi possiamo capire anche qualcosa di più della croce. Ci attualizziamo l'infinito valore di questo tremendo giudizio che è stato consumato sulla croce. Perché noi possiamo avere misericordia grazie al giudizio che si è consumato sulla croce sulla persona di Gesù. Non è una misericordia, ah sì, hai una bella faccia, ti do la misericordia, ti do la grazia. No. Noi dobbiamo realizzare tutto questo. Allora, per esperienza, allora noi potremmo dire, come Paolo, dopo che ha detto, in me non abita alcun bene, perché il male che non voglio è quello che faccio, e poi dice, misero me, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? E poi viene questa bellissima liberazione. Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ecco come è. È lui che mi libera da questo corpo di morte. 7-2 minuti, c'è la terza esperienza, la rimandiamo. Il Padre nostro è ancora tutto da fare, come vedete c'è tanto da dire, proprio tanto, c'è proprio tanto. E io spero che il Signore mi faccia vivere ancora, perché io voglio ancora parlare di lui, perché ormai mi sento così vecchio. Oggi è arrivato un collega dalla Polonia. Io pensavo di avere un collega vecchio, e invece era giovane, 35 anni. Io ho detto, guarda, faccia conto che sia giovane anch'io. Come sa ridere. Va bene. Se c'è qualche domanda, magari diamo tempo. Questo lo rimandiamo alla prossima volta, perché sarebbe ancora, come avete detto, sarebbe ancora tanto da dire. Va bene?